Tanti giovani questa mattina a Palazzo Zanca si spera nelle nuove generazioni per l'attuazione di politiche che rendano più vivibili le città. Il Comune di Messina ha organizzato il convegno dedicato al tema dell'uso responsabile dei mezzi di trasporto nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità. La città dello Stretto, caotica e disordinata, e con automobilisti con scarso senso civico, prova a ripartire dalle nuove generazioni. Questa 3 giorni di divulgazione e comunicazione l'abbiamo dedicata essenzialmente ai giovani perché crediamo molto che la nuova generazione possa affrontare il tema della mobilità in maniera diversa, se vogliamo, sicuramente più sostenibile e percepire questi nuovi messaggi di cambiamento, di come vivere la città in termini di mobilità. Intanto la mancata approvazione del bilancio produce problemi alla polizia municipale impegnata nei controlli. Scaduto il leasing per i mezzi in dotazione, non è possibile rinnovare alcun accordo economico, mancando ancora consuntivo 2015 e preventivo 2016. L'assessore Gaetano Cacciola rimane ottimista. Sono momenti che dobbiamo assolutamente superare, come tanti altri ci sono stati in questi anni, e sicuramente affronteremo anche questi e li risolveremo anche in tempi brevi.